L'Old Firm non è solo una partita di calcio. Questa frase viene utilizzata in relazione a tante sfide che incendiano gli stadi di mezzo mondo e in genere è sempre vera. Beh, nel caso del derby di Glasgow sarebbe allora giusto dire che è ancora più vera. Sono troppe le questioni extrasportive in ballo quando si affrontano Celtic e Rangers. Religione, politica, rivendicazioni sociali, una sete di vendetta da ambo i lati, che si nutre di cicatrici mai sanate e che affonda le radici in un passato lontano, ma mai dimenticato, e anzi, più presente e vivo che mai. Cattolici contro protestanti, lobouristi contro conservatori, separatisti contro unionisti. No, signori, ci perdonerete se la frase è inflazionata, ma l'Old Firm non è affatto una semplice partita di calcio. E con questa magica frase, trovata da qualche parte nel web, senza nessuna firma, volevo aprire questo video, perché, cari miei, bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti all'interno di questo nuovo format, che parte oggi, in questo momento, e sostanzialmente sarà un po' una presentazione alle partite che vi racconterò, soprattutto per OneFootball, in questa stagione. Cominciamo con una partita. Con la P maiuscola, mi verrebbe da dire, perché c'è il derby di Glasgow, l'Old Firm, Rangers Celtic, quarta giornata di Scottish Premiership, stagione 21-22, e io ve la racconto domenica alle ore 13 in compagnia di Gianluca Benedetti, meglio conosciuto come Rudy Zlatan. Mettetevi comodi però, perché prima di arrivare a parlare del presente e quindi della partita che insomma vi racconteremo domenica, volevo regalarvi qualche chicca legata alla rivalità, alla storia, a qualche numero. Insomma, volevo presentarvi meglio l'Old Firm. Prima di partire con le 10 cose che dovete, secondo me, conoscere sull'Old Firm, non posso che ricordarvi di supportare il canale, intanto lasciando un like per farmi capire se questo contenuto e questo video in generale è di vostro gradimento. Commentate qui sotto scrivendomi se preferite i Rangers o il Celtic, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare aggiornati su ogni contenuto e non vi dimenticate che qui sotto in descrizione vi lascio il link per scaricare l'app di OneFootball gratuitamente e dall'app sempre gratuitamente domenica alle 13 potrete seguire il match. Però sì, avete ragione, sto prendendo troppo tempo, direi di partire subito con la prima curiosità che vi ho già un pochino sviscerato prima quando vi ho accennato il discorso legato alla politica e in particolar modo per questa curiosità alla religione. Per spiegarvi tutto dovrei tornare all'impero romano, quindi proverò ad essere più chiaro e più semplice possibile e vi dico che la religione ha avuto un ruolo semplicemente decisivo nella fondazione di una delle due squadre, ovvero il Celtic. Perché da una parte ci sono i Rangers che vengono fondati prima in ordine di tempo, nel 1872, la prima squadra di Glasgow, e quindi, come logico che fosse, la squadra che va un pochino a rappresentare anche quei valori religiosi che albergavano all'epoca sia a Glasgow che in generale in tutta la Scozia, e quindi valori protestanti. Nel caso del Celtic il discorso è diverso, perché proprio tornando al discorso dell'impero romano, nel post e anche in quel periodo lì ci fu una grandissima immigrazione in Scozia, ma soprattutto immigrazione da parte degli irlandesi che conservavano naturalmente valori un po' più cattolici. Di conseguenza nel 1887, 15 anni dopo la fondazione dei Rangers, fu proprio un frate di origini irlandesi, nello specifico fratello Walfrid, a fondare il Celtic. E quindi, inutile sottolinearlo, già da qui si accende una rivalità cittadina prima ancora di scendere in campo. Poi, negli anni successivi, quando si scenderà in campo, non mancheranno screzi, se vogliamo, anche e soprattutto da questo punto di vista religioso, in campo e sugli spalti. Fortunatamente negli ultimi anni in minoranza la cosa, ma la rivalità rimane come. La seconda curiosità è inevitabilmente collegata alla prima, perché se prima parlavamo di religione, adesso si parla di politica, e quindi la premessa ve l'ho già fatta prima, non vi rifarò quella filippica lì, è facile immaginare il collegamento. Vi racconterò soltanto il momento in cui esplode il tutto anche da un punto di vista politico. Lo scenario è quello delle guerre mondiali, in particolar modo della seconda guerra mondiale. A Glasgow, in particolar modo, ci troviamo in un momento in cui sostanzialmente bisogna assegnare le case popolari, dividere un po' tutto da un punto di vista politico, appunto. E qui
ovviamente ha un ruolo importante la religione. Si tende a favorire la maggioranza, semplicemente. E quindi, se si parla di maggioranza, si parla di protestanti. Cattolici messi da parte e di conseguenza gli Hoops, questo il soprannome ancora ad oggi del Celtic, diventano la rivendicazione sociale. Loro che rappresentano, che incarnano fin dalla nascita i valori cattolici, si trovano ad assumere un ruolo di rivendicazione sociale che va ben oltre anche lì la semplice partita di calcio. Ma non preoccupatevi, perché finalmente con la terza curiosità si parla di campo. Anche se, fatte le premesse, sarebbe impensabile che un giocatore che poi va ad incarnare, no, quelli che sono i valori in campo delle due possa giocare con entrambe. Ma così è stato. Kenny Miller, il protagonista, oggi ha 41 anni, si è ritirato nel 2020, ma è stato un brillantissimo attaccante che non soltanto ha giocato una volta con una volta con l'altra, ha alternato praticamente la carriera, e in questa grafica lo vedete benissimo. Non a caso è il bomber del confronto con 11 reti, il miglior realizzatore all'interno dell'All Firm, ma senza dubbio non un esempio di fedeltà. Avete presente quando vi dicevo che è strano immaginarsi un giocatore alla Miller che giochi per entrambe, perché ogni calciatore tende ad entrare in questa rivalità religiosa, politica, di campo? Bene, perché adesso voglio farvi degli esempi concreti. Lo conoscete Paul Gascoigne, immagino, il Gazza, famosissimo, conosciutissimo, grande leggenda del calcio inglese, che si rese protagonista con i Rangers all'interno di un Old Firm e in particolar modo con un'esultanza, ma non fu l'unico. Il fatto risale al 1998. Gascoigne segna una rete nell'Old Firm e poi va ad esultare, ma l'esultanza non è casuale, perché mima il flauto. Voi direte, che c'è di male? Si tratta di un gesto che fa chiaramente riferimento allo status dei Rangers come club protestante e fedele alla corona inglese, e per farla breve, totale contrapposizione rispetto a quelli che sono i valori del Celtic, e quindi un'esultanza leggermente provocatoria. Ma come ho detto, non fu l'unica, perché nel 2006, e quindi 8 anni dopo, arriva anche una rivincita, tra virgolette mi viene da dire, da parte di un protagonista del Celtic in quel modo, ed è un protagonista che abbiamo conosciuto anche in Serie A, vale a dire Arthur Boruc, o Boruc, o Boruc, non ho mai capito la pronuncia del polacco, che però in Italia ha giocato con la Fiorentina qualche anno dopo, 2011-2012, Per quanto riguarda però quel 2006, veste la maglia del Celtic e al gol di un compagno di squadra lui si gira verso la curva dei rivali e fa più volte il segno della croce, come a rispondere e a mettere le cose in chiaro, proprio all'avvenimento di 8 anni prima. Immagino sappiate che in Scozia da diversi anni c'è un dominio territoriale di queste due, Rangers e Celtic, e se non vince una vince l'altra, questo è ovvio. Forse non sapete che questo dominio dura esattamente dalla stagione 85-86, perché è della stagione 84-85 l'ultimo campionato vinto da una che non fosse una delle due. Mi spiego meglio: né Celtic né Rangers sul tetto di Scozia, ma l'Aberdeen. Quale Aberdeen? Quello che lanciò Sir Alex Ferguson. O forse fu Sir Alex Ferguson a lanciare quell'Aberdeen. Fatto sta che poi gli rimase, perché dall'86 in poi o Rangers o Celtic sul tetto di Scozia. Non è che si offendano troppo però le altre squadre, perché economicamente questo vale tantissimo. La popolarità che hanno nel mondo gli Hoops e i Light Blue, come vengono chiamati, o i Jerz, che dir si voglia, ha un valore per il paese di 120 milioni di sterline. Insomma, per farla breve, se queste due squadre dovessero abbandonare la Scottish Premiership, ci perderebbero un po' tutti. Lo so, siete attenti. Perché queste due squadre dovrebbero abbandonare? Guardate che la possibilità c'è stata e c'è ancora, ed è abbastanza concreta. Mi spiego. All'inizio, e vi parlo di tantissimi anni fa, da poco fondate entrambe, per un breve periodo, ovviamente, non esisteva la differenza tra Scozia e Inghilterra da un punto di vista calcistico. Era tutto un mappazzone, tutto un grande campionato. Poi ci sono state delle divisioni. Ma con il fatto che Rangers e Celtic stravincano da anni in Scozia, ma comunque, nonostante il grande seguito mondiale,
percepiscano meno da un punto di vista di diritti TV rispetto alla 20ª squadra della Premier League inglese, o anche, perché no, alle prime della Championship, sempre inglese. Ecco, questo fa storcere un pochino il naso alle società di Glasgow, e quindi c'è stata una concreta richiesta già all'inizio degli anni 2000 alla Premier League di entrare in quel campionato lì. Vi chiedo tra l'altro se come idea può piacervi o meno, o se siete più romantici e le volete tenere nella Scottish. Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Però adesso parliamo di fatti logici più che di punti di vista. Le prime richieste furono completamente bocciate. Considerate che nel 2004 ci fu la votazione di tutti e 20 i club della Premier League inglese e furono 20 no per l'ingresso. Però, perché il BAT c'è sempre, negli ultimi anni la situazione, soprattutto nelle big della Premier League inglese, sta un po' variando, e quindi, torno a ripetere, si sta concretizzando un qualcosa che non so quanto possa essere positivo per gli amanti del calcio tradizionale. Però, commenti a voi, fatemi sapere cosa ne pensereste. Parliamo di numeri. Il primo Old Firm della storia risale alla stagione 1890-1891 e finì 1-0 per il Celtic. Però non si tratta di una partita di campionato, bensì della Coppa di Scozia. Se si parla di campionato, dobbiamo attendere qualche mese, e il primo Old Firm in campionato finirà 2-2. Però, visto che so che siete curiosi, vorrete sicuramente sapere anche quando i Rangers hanno vinto il loro primo Old Firm. E qui si tratta di una situazione molto simile alla Roma al derby degli YouTuber, questo va detto con grande chiarezza, perché risale a tanti anni dopo, addirittura al 1894, 13 stagioni dopo. Attesa ripagata sì, perché finirà 5-0. Vorrei continuare a parlare di numeri, sempre legati a queste due squadre, ma anche alla rivalità indiretta tra le due. Perché da una parte i Rangers sono la squadra più titolata al mondo, tra parentesi, quindi non so se eravate a conoscenza di questa informazione, per quanto riguarda i campionati nazionali, perché ha vinto il trofeo per ben 55 volte, 4 in più del Celtic, che l'ha vinta per 51 volte. Però il 51 non è un numero casuale, perché era il 2005, quando i Rangers vinsero il loro 51esimo titolo nazionale, stabilendo già lì un record, perché diventarono la prima squadra a raggiungere il 51esimo campionato vinto. Occhio però, perché in Europa la musica è diversa. I Rangers ci hanno provato, ma risultati clamorosi non sono segnalabili. L'unico, una vittoria in Coppa delle Coppe nel 72 contro la Dinamo Mosca, ma è l'unico successo europeo dei Rangers, mentre il Celtic, ricorderete, anche se non credo che foste nati all'epoca, ha vinto una Coppa dei Campioni, l'attuale Champions League, nel 67 in finale contro l'Inter di Sandro Mazzola, per 2-1 in rimonta. Questa mi ha fatto ridere, devo ammetterlo, anche se non la condivido, però fatemi sapere anche voi che ne pensate. Prima ve la dico, giustamente. Nel 2012 i Rangers vanno incontro ad un semi-fallimento, sostanzialmente, perché dopo una serie di vicissitudini accumulano un debito totale di 100 milioni e quindi sono costretti a ripartire dalla quarta divisione. Ed è stata anche la prima retrocessione, anche se non proprio sul campo, dei Rangers, mentre i Celtic sono l'unica squadra, parentesi, ad aver partecipato a tutti i campionati scozzesi di primo livello. 121 su 125 invece le partecipazioni dei Rangers, proprio perché quattro stagioni le hanno vissute risalendo. Però la chicca qual è? Che al ritorno in Scottish, alcuni tifosi irlandesi, in particolar modo del Celtic, fanno comparire uno striscione in cui annunciano sostanzialmente che non si tratta più di Old Firm, ma semplicemente di derby di Glasgow. Come mai, direte voi? Perché l'Old Firm, secondo loro, era come un giuramento come il matrimonio, finché morte non ci separi. E visto che la morte calcistica dei rivali se l'erano goduta i tifosi del Celtic nel 2012, anche se poi era una morte temporanea, per loro non è più Old Firm. Così, le botto, senza senso. Per me è Old Firm, me lo voglio godere domenica. Fatemi sapere voi che ne pensate. L'ultima curiosità è una curiosità bonus, sostanzialmente, cioè un what if, cioè cosa sarebbe stato se... anche in inglese, perché sto entrando nel mood. Insomma, cos'è esatto what if in realtà, però vabbè. Comunque, questa fa meno ridere in realtà i tifosi del Celtic. Vi do dei numeri.
In totale, nella storia, le vittorie del Celtic sono 159 e sono meno di quelle dei Rangers, che sono 166. Questo ad oggi, e quindi anche post fallimento dei Rangers. Il problema è che se anche noi togliessimo gli Old Firm disputati dal 2016 in poi, sarebbero meno 7 vittorie per i Rangers, che quindi avrebbero un totale di 159 vittorie, ma sarebbero meno 13 vittorie per il Celtic, e quindi un totale di 146. Cioè, morale della favola, a regà, comunque ne avete vinti di meno. Poi divertitevi con gli striscioni, io mi dissocio, cioè non sono né tifoso del Celtic né dei Rangers, non mi interessa, commento la partita. Bene signori, abbiamo finito con questo video dedicato alle curiosità. Mi sono molto divertito a registrarlo perché ho studiato tanto in questi giorni, un sacco di cose extra oltre che legate al campo, e di quello ovviamente non abbiamo parlato in questo video perché altrimenti morirebbe per forza di cose domenica. Invece così facendo potreste guardarlo anche tra 5-6 mesi. Scrivetemi nei commenti anche quando lo state guardando questo video. Detto questo, ovviamente domenica parleremo di aspetti di campo assieme a Gianluca Benedetti dalle 13 su OneFootball, quindi grazie ancora per aver seguito questo contenuto, fatemi sapere se vi è piaciuto, vi mando un bacione, never give up e alla prossima, ciao!